presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Di Rossini, il barbiere di Siviglia. Come possiamo vedere sulla slide, autore della commedia fu Pierre Beaumarchais, il compositore dell'opera fu Gioachino Rossini, il librettista fu Cesare Sterbini e la prima rappresentazione fu a 20 febbraio del 1816 a Roma. Adesso parliamo un po' della storia dell'opera. La commedia di Pierre Beaumarchais, Il barbiere di Siviglia, fu scritta in francese nel 1775. Il suo soggetto fu usato molte volte da compositori diversi. Così, all'inizio del XIX secolo, l'opera Barbiere di Siviglia del compositore Giovanni Paisiello era già molto famosa. Nello stesso tempo Rossini fu obbligato a scrivere una nuova opera per il Teatro Argentina a Roma, ma molti suoi libretti furono censurati. Quindi lui chiese a Paisiello il permesso di usare il suo soggetto per fare la sua opera. Paisiello glielo permise perché era sicuro di fallimento dell'opera di Rossini. La prima dell'opera di Rossini nel 1816 fu davvero un fallimento, ma poi fu diventata molto famosa. I personaggi principali di questa opera sono Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina, pupilla che vive in casa di Bartolo, il conte del Malviva che si presenta come Lindoro e Figaro barbiere. E i personaggi secondari sono Basilio, maestro di musica di Rosina, Berta, governante, Fiorello e Ambrogio, i servitori. E la trama dell'opera. La storia svolge a Siviglia durante il 600. Rosina, una ragazza bella e giovane, vive a casa di Don Bartolo, che è più anziano di lei, e il suo tutore. Il conte del Malviva arriva a Siviglia e incontra Rosina e si innamora di questa fanciulla. Il conte incontra Figaro lui cerca di aiutarlo. Figaro va a casa di Don Bartolo perché è barbiere e qui può parlare con Rosina e prende il biglietto di Rosina e lo dà al conte. Nel frattempo Don Bartolo anche vuole sposarsi Rosina nonostante una grande differenza d'età. Basilio, maestro di musica di Rosina, cerca di aiutarlo. Ma il conte insieme al Figaro superano molti ostacoli e alla fine il conte si sposa con Rosina. I fatti interessanti sono l'opera fu scritta da Rossini in soli 20 giorni. Il barbiere di Siviglia fu diventata la prima opera recitata in italiano in New York nel 1825. Si narra che alla prima rappresentazione di questo capolavoro l'attore che recitò il ruolo di Don Basilio al suo ingresso in scena inciampò e cadde battendo la faccia. All'area della calunnia gli usciva ancora il sangue dal naso e dovette cantare tamponandosi il naso tra una frase e l'altra. Alla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo.
prende forza poco poco. Vola già di loco in loco, sembra il volo e la tempesta, e il sempre la foresta, ma ti sanno blanco largo, e ti fanno color che l'ha. Bella finta la rocca, scoppia, cilla, vaga, cilla, rocca, e la luce l'espansione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un terremoto temporale, un terremoto temporale, un colpo generale che fa l'ale immortale, un terremoto temporale, un terremoto temporale, un colpo generale che fa l'ale immortale.